siamo arrivati al primo giro di boa per questo processo, che è cominciato quando? Il processo è iniziato da circa un anno. Oggi ci sono state le conclusioni, si è conclusa l'istruttoria dibattimentale, c'è stata la richiesta di pena da parte del PM che ha chiesto l'ergastolo per il caputo Raimondo. Noi come parte civile, io difendo il papà della povera Fortuna, ci siamo discostati e abbiamo detto che in tutta coscienza non ci sentiamo di chiedere l'affermazione della penale responsabilità del Raimondo né per l'omicidio della piccola Fortuna né per le violenze sessuali perpetrate nei confronti della piccola Fortuna, che sicuramente è stata abusata, ma non vi è certezza in questo processo che sia stato il Caputo, come non vi è assolutamente certezza che il Caputo l'abbia uccisa. Questo perché noi riteniamo che la piccola Dora, che è l'unica fonte di prova da cui emergerebbe la responsabilità di questo gravissimo gesto per il Caputo, noi riteniamo che Dora non sia credibile. E lo riteniamo sulla base di un presupposto logico. Dora è la figlia dell'altra imputata, della Fabbozzi, e secondo la nostra tesi Dora ha mentito, accusando di questo gesto il Caputo, con la consapevolezza di proteggere invece qualcun altro. Tra questi qualcun altro c'è la madre. È molto più probabile, altamente probabile, che la madre, che ricordiamola, è indagata anche per l'omicidio del figlio, del piccolo Antonio, quindi chi più di lei? È un gesto molto simile a quello del primo omicidio. E poi ci sono tante figure processuali, per cui oggi il pubblico ministero ha richiesto l'invio degli atti alla procura nei confronti di altri soggetti del palazzo. Io penso che siano stati ben altri soggetti ad ammazzare la piccola Fortuna, quindi in coscienza sembra strano che la parte civile non chieda la condanna dell'imputato, ma in tutta coscienza noi non ce la siamo sentita. Mi può spiegare perché non è un processo mediatico questo? Cioè, non ho visto nessun giornalista, non è stato possibile l'accesso ai giornalisti? Allora, con le telecamere no, perché le parti, erano state richieste le autorizzazioni, le parti processuali, alcune parti che forse non avevano la voglia. Ricordiamo che comunque ci sono temi delicatissimi, questi processi spesso vengono effettuati a porte chiuse. Quindi forse è anche giusto che non siano entrate le telecamere nel processo. Però era stata autorizzata la presenza di numerosi giornalisti che invece erano lì e hanno preso nota di tutto quello che è accaduto. Poi ricordiamo, è un processo mediatico perché è stato ripreso da tantissime trasmissioni nazionali a più riprese. È un processo mediatico, io oggi mi sono sentito di dire una cosa. Fortuna, questo nome, è stata un po' la fortuna degli altri bambini, perché la sua morte ha aperto i riflettori su uno spaccato della nostra società che forse non conoscevamo bene, e ha salvato il futuro di tanti bambini. Già il fatto di aver allontanato dalle famiglie molti di quei bambini è stata la fortuna di questi altri bimbi, quindi si è dovuta sacrificare per far comprendere a tutti quello che accade in alcune parti della nostra città. Ma questo non toglie che a causa di questo noi dobbiamo trovare per forza il capo espiatore, quindi il colpevole, se le prove processuali non lo dicono con assoluta certezza. E la prossima udienza quando c'è e la sentenza quando è prevista? Ma a causa di un'astensione che è prevista della Camera Penale di Napoli, probabilmente si anticiperà la sentenza al 7 luglio, però su questo il Presidente ha lasciato la libera scelta agli avvocati di dire se si asterranno o meno per l'udienza del 10. C'è stata la requisitoria, quali sono state le richieste e sei soddisfatto di queste richieste fatte oggi dal Pubblico Ministero? No, non sono proprio soddisfatto, perché il Pubblico Ministero richiede l'ergastolo e 6 mesi di urno a Didò, che non c'entra niente, 10 anni per Marianna Fabbozzi, che neanche c'entra niente, e in più ha denunciato delle persone come Longo Claudio, Rachele Di Domenico e Lungo Emilio, no, per farsi dichiarazione, non so come ha detto lei, per la scarpetta che ci manca e per tutto il resto, cose che deve fare tutto al contrario, perché come dicono gli avvocati, qualche avvocato dicono che non c'è tempo per un altro assassino, il tempo c'è, perché se loro leggono bene le carte, già Rachele saliva e non scendeva, ma tutto sbagliato, perché loro tramite dichiarazione di Rachele, lo ripeto, hanno fatto l'arresto anche, perché dice, poi lei proteggeva il terrazzo come anche il figlio di un altro figlio, no, Claudio Longo, un altro fratello suo, figlio di Rachele, minacciando Mucci Salvatore e Doleacamo Vincenzo dicendo non mettete il terrazzo in mezzo. Il giudice fa sempre la causa spartata con Mucci Salvatore e fratello di Longo e non mette la scarpetta
collegata. Poi l'altro avvocato dichiara che lui non ci sta, non ci può stare un altro assassino perché non c'è tempo, il tempo c'è, è della dichiarazione di uno di loro, cioè di Caimano, che dichiara che a tal momento alle 11:30, mezzogiorno meno 20, il Lungo stava giù con le sorelle, con le spese in mano, e si dirigeva verso l'ascensore, e è precisa che stava a piedi e non con la bici. E all'attimo che sale succede quello che... E poi è lui che avvisa, non prende la bambina da terra, ed è lui che dice tutte quelle parole. C'è una testimonianza dal terzo piano che dormiva e sentiva le stesse dichiarazioni che sentiva di do giù. Cioè loro hanno fatto tutto. Allora qua abbiamo anche un DVD, che qua c'è il giudice Maione, la criminologa, la psicologa e Dora. Praticamente qua dichiara, qua c'è un DVD proprio, che Dora dice che Didò stava giù, che lei Didò lo toccava solo e che Didò poi violentava anche la mamma. Loro gli fanno la domanda: come la tua, come la violentava tua mamma? Cioè cosa ha fatto? Lei ci spiega che stavano cioè sul letto, a terra, non mi ricordo bene, però la maglietta ce l'aveva, sì. Come stava? Scomigliata sotto? No, c'aveva il lenzuolo. E fa la dottoressa là: tesoro, quello non è violenza. Cioè, vi voglio far capire cos'è Dora. E loro si vogliono abbassare su delle cose magari. Quindi Pietro, non hanno tenuto conto della tua denuncia? No, la mia denuncia non lo so se hanno tenuto conto, perché ancora devono dare la sentenza. Però so che Sergio Pisani ce l'ha detto, sul sviluppo che stiamo facendo, su tutto quello che lui ha detto. Gli ha detto anche che ho 20 anni di, come avrei 20 anni di mestiere di avvocato, perché non ho mai fatto, purtroppo come padre, un'indagine, so più avanzato di loro, perché addirittura il giudice Maione non sapeva nemmeno il pelo che esisteva, disse cino meno quale pelo è pelo, e poi è uscito, c'era un pelo. Avete ascoltato il papà della piccola Fortuna e precedentemente avete ascoltato le dichiarazioni a caldo dell'avvocato di Pietro Loffredo, il papà di Fortuna, avvocato Sergio Pisani, che ovviamente ha espresso il suo parere sulla richiesta di ergastolo del PM nei confronti di Caputo, detto Titò. Bene, ha detto anche una cosa molto importante l'avvocato Pisani: grazie alla povera piccola Fortuna oggi si alza il sipario sulla sorte di tanti altri bambini. Noi però ci auguriamo che questo sipario, con la stessa facilità con cui si è alzato grazie al sacrificio di una bambina, non si debba abbassare perché c'è un colpevole scodellato dal caso e fatto apposta. Questa sera noi parleremo non soltanto della piccola Fortuna, che peraltro accompagneremo fin dove, fino in fondo, fino a che veramente giustizia non sia stata fatta e fino a che soprattutto la verità non emerga, perché io ritengo e molti con me che la verità sia ancora lontana dall'essere scritta e enunciata. Parleremo anche di un altro caso che purtroppo ha già avuto il suo compimento, ma io credo che per tirar fuori la verità e renderla pubblica non ci sia mai un momento in cui si dice fine, è stato fatto. Noi siamo con l'avvocato Paolino Bonavita, che è l'avvocato di Caputo, detto Titò, in questo momento accusato di omicidio, per il quale è stata chiesto l'ergastolo, che ringraziamo di essere qui. Nel momento in cui noi registriamo questa puntata che voi state vedendo adesso, era appena finita un'altra udienza del processo, per cui lo ringraziamo due volte, perché appena uscito dal tribunale è venuto da noi. Poi siamo con una persona particolare che si chiama Guido Cino e che si porta alle spalle un peso grandissimo, un peso che ha visto suo padre morire dopo un'enorme ingiustizia. E noi vogliamo, per quello che abbiamo detto prima, che se è possibile non soltanto giustizia sia fatta, ma che questa giustizia venga letta e venga pronunciata e soprattutto venga ricordata. Siamo con Gianfrancesco Coppo, criminologo, grazie di essere qui, con l'avvocato Domenico Russo, che peraltro è l'avvocato interessato alla storia Cino, di Raffaele Cino, di cui parleremo dopo,
Siamo con il criminologo professor Alfredo Grado, che a proposito delle dichiarazioni a caldo dell'avvocato Sergio Pisani ha pubblicato una sua riflessione sul nostro giornale online. Vi invito ad andarla a leggere per chi non l'avesse ancora letto, www.appiopolis.it, perché come si dice la pubblicità è l'anima del commercio. E poi naturalmente siamo con il passeggiatore delle nostre trasmissioni dell'Omultas. Bene, ritorniamo dall'avvocato Bonavita. Avvocato, questa mattina, poche ore fa, c'è stata un'altra udienza, quindi dovremo aspettare ancora un po' perché la Corte si pronunci, si ritiri in Camera di Consiglio, e speriamo che in questi giorni che ancora ci restano si possa far strada una verità differente da quella che fino a questo momento sembra essersi insediata. È così? Ma guardi, innanzitutto grazie. Io ho appena finito la rincalia in corte d'assise, quinta sezione. Ma Caputo, devo fare questa premessa, Caputo Raimondo è stato mio cliente, ma non da adesso, quindi sono ormai oltre 20 anni che lo conosco. È un pregiudicato, questo l'ho detto, il rituale parla chiaro, per reati però contro il patrimonio. Ma mai, mai un precedente in questo senso. Caputo Raimondo viene, non è che viene da una società, cioè da un ambiente bene. Caputo Raimondo viene dal rione Salicelle di Afragola, che non è, forse sarà un poco migliore di questo Parco Verde che io definisco ghetto verde. Una sola volta ci sono stato e non lo so socialmente come fanno a mettere gente lì così e poi abbandonarli a se stesso. Ma questo non è un fatto, è un fatto sociale. Quindi. Caputo Raimondo allora ha detto anche Titò, a una sola... Io dico, secondo me è un capro espiatorio, l'ho capito dal primo momento che era un capro espiatorio. E allora lì la convivente, quindi la sua, lui ha avuto la sfortuna di conoscerla a tempo addietro e avere da questa unione ne è nata una figlia a nome Raffaella. Allora lui ovviamente, nonostante i suoi sforzi, non lavora, quindi si arrancia saltuariamente, vende frutta. Lui ha dichiarato, quando è il momento che io dico vado anche a rubare perché devo sopravvivere e devo portare allora il necessario per la sopravvivenza alla mia famiglia e ai miei figli. Il problema dove si pone adesso, secondo me? L'elemento certo è che queste bambine sono bambine adultizzate, sono bambine che sono cresciute in quell'ambientaccio e allora lì il nucleo familiare fa Bozzi e Angelino, è inutile dirlo, insomma vivono gli espedienti, vivono nella giornata e Caputo, il Titò, ovviamente Titò lo chiamo così anch'io, c'è caduto proprio in questa rete, ma il problema si pone che non è tanto con la bimba adesso, io penso che qui si nasconda anche l'altro omicidio avvenuto il 27 aprile dell'80, Antonio Giglio. Quindi. E allora io penso che andava, secondo me, e lì poi è competente la Procura di Napoli perché all'epoca non era competente, siamo fermi da più di un anno, ferme le indagini. Forse aspettano il risultato di questo processo qui, può darsi, ma io mi auguro solo una cosa, l'ho detto alla procura che non ci sono gli elementi, dati certi, provati, la prova provata che sia lui, ma non lo sono, ma lo dice anche Dora, la primogenita, che prima lo colloca giù nei vari ovviamente riprese che hanno fatto alla casa famiglia con la procura, dove stava una e la psicologa. Poi dopo cambia nell'incidente probatorio, io non c'ero nell'incidente probatorio, però ho chiesto di sentirla, ma la Corte o l'ha capito certe cose, oppure non ha aderito a questa mia richiesta. Ma a me rimane il dubbio perché Caputo Raimondo non conosceva questa chicca, diciamo chicca, Loffredo Fortuna. La chiamavano chicca. Loffredo Fortuna detta chicca. In quell'ambiente, in quell'otto, lui non c'è mai stato, nel senso
lui è stato costretto ad affittarsi, a dare in locazione a via Santa Barbara la sua, una casa per andare poi a convivere con la Fabozzi Mariana. Quindi quant'è che lui è stato lì? Dove sta la prova di questo? E poi quella mattina lui stava giù, l'ha detto dopo, stava giù con la figlia. Con Raffaele. Con Raffaele. E poi c'era, allora, c'era Luongo, perché Luongo era ristretto agli arresti domiciliari, Luongo Claudio, poi aveva un permesso di un paio d'ore, se non era. A mezzogiorno avrebbe dovuto ritornare. Avrebbe dovuto dire. Allora, ma l'unico che ha avuto il coraggio, almeno di dirlo, lì che era lì giù, era Bervigato Massimo, che l'ha visto giù, perché era lì sulla panchina col figlio, e aveva, nonostante poi i ripetuti, ovviamente da parte della procura, discreditare il Bervigato, perché forse era un amico, forse era interessato ad attività illecite, hanno tirato fuori un'intercettazione che Caputo Raimondo aveva chiesto, aveva una pistola al Bervigato, calibro 9, non hanno specificato manco il calibro. Poi aveva una, perché dovevano fare delle estorsioni, e conto di chi delle estorsioni? E allora qui noi, voglio dire, puniamo anche l'idea, il pensiero, così, la mente, dice, allora noi, chissà quanti di noi dovrebbero essere puniti per questo. Allora, però ho detto, ma trovatemi allora nel rituale del Caputo almeno un precedente per estorsione, per associazione, nulla di tutto questo. E allora quindi la dottoressa Bruzzone, la consulente, è stata lì, ha esaminato gli atti, consulente della parte civile, attenzione, quindi ha esaminato gli atti, è stata sul luogo, ha fatto il sopralluogo, quindi ha detto, avvocato, non è lui, è inutile che ci perdiamo qui. Ora io che cosa mi aspetto? Mi aspetto... Si ha l'impressione che debba essere per forza lui. Se lo vogliamo immolare è questo. Allora trovate l'orco del Parco Verde, però trovatemi anche le prove, motivatela questa. Avvocato, io dico anche un'altra cosa, stiamo seguendo questo processo, devo dire, per il materiale che abbiamo a disposizione, orrendo, no? Perché quando si parla di bambini è sempre, la dimensione è sempre orrenda. Però io ho ascoltato, ho letto, ho visto, e lei adesso me lo conferma, si parla del colpevole, il primo colpevole è quello buono, soprattutto è un colpevole, Raimondo Caputo è un colpevole che ha tutte le caratteristiche giuste per essere definito il colpevole, però sembra quasi che di tutto si sia parlato, e mi rivolgo anche agli esperti, tranne che delle responsabilità concrete e reali che ci sono a monte e che ci sono. Perché il referto raccapricciante del medico che ha fatto l'esame autoptico alla Piccola Fortuna e che ha dichiarato testuali parole dopo 35 anni di mestiere, non mi sono mai trovato davanti a un quadro così devastante. La bambina aveva problemi, io sono arrivata a dire, a costo di essere impopolare, lo ripeto, dopo che ho letto quello che ho letto sono arrivata a dire, meno male che è morta questa bambina. E guardi, arrivare a dire una cosa del genere, io sono mamma, arrivare a dire una cosa del genere, meno male che è morta questa bambina, come sarebbe vissuta questa bambina? Come sarebbe vissuta questa bambina devastata? Bambina che aveva anche, doveva andare dalla logopedista perché aveva dei problemi di pronuncia, aveva tutte le caratteristiche dell'allontanamento materno, aveva tutte le caratteristiche per vivere un disagio. Una bambina di 5 o 6 anni devastata, ci saranno delle responsabilità a monte. Ecco, perché di queste responsabilità? Qua abbiamo visto un sacco di vittime, tutti sono vittime, chi ha parlato del delitto di questa bambina è comunque una vittima potenziale. Ma le responsabilità, ma le avrà qualcuno le responsabilità? Di questa devastazione il Caputo non è neanche di Parco Verde. Cioè, io non sono un avvocato, però a rigor di logica... Però è stato l'unico colpevole potenziale che rischia di essere un colpevole reale e concreto. Gianfrancesco. Sì, io non vorrei che l'urgenza di trovare un colpevole portasse alla condanna di un innocente. E poi, come diceva lei, dottoressa Nardi, non vorrei che dopo l'accensione, no, di questi riflettori sul Parco Verde di Caivano e di questo presunto giro di pedofilia,
Non vorrei che dopo la condanna si spegnessero tali riflettori perché si ricadrebbe in uno stato di abbandono totale. Sì, il sipario cala subito, se c'è la condanna il sipario dell'attenzione cala. Tutti quanti vorranno dimenticare. Io mi auguro che gli inquirenti stiano comunque indagando a 360 gradi senza concentrarsi troppo sul caso Fortuna perché, come diceva lei, il problema sta a monte. Non ci dimentichiamo che uno degli obiettivi, anzi l'obiettivo fondamentale della criminologia, non è solo quello di combattere il crimine, ma di prevenirlo attraverso, tra le altre cose, l'analisi del contesto sociale e familiare. Quindi se si va ad analizzare il contesto del Parco Verde di Caivano, che io conosco bene perché ho lavorato come operatore dell'infanzia a Fratta Maggiore e ho conseguito il titolo proprio lì al Parco Verde in via Necropoli, se si perde di vista quel contesto sociale e quel contesto familiare, veramente si rischia grosso. E poi un'altra cosa che non riesco a capire è come la mamma di Fortuna, Domenica Guardato, non si sia mai accorta di nulla, perché il ginecologo, le famose responsabilità, il ginecologo che ha fatto la perizia parla di lesioni mai viste prima, e una mamma, insomma, credo che... Come fa una mamma a non accorgersi che la figlia ha subito tali violenze? Cioè la mamma si butta lei dall'ottavo piano per la disperazione, sì, a casa mia. Sì, sì, sì. Io avrei fatto questo, cioè se avessi saputo che mio figlio o mia figlia, uno dei due, fosse stato abusato in questa maniera ed io, insomma, per un motivo o per un altro mi fossi accorto dell'accaduto, veramente avrei fatto questo gesto. Però c'è anche un altro particolare, per arrivare ad essere devastata in quella maniera significa che c'è stata... La continua. Sì. È stata abusata continuativamente. Sì, sì, la in maniera continuativa. Non sì. È una questione di abuso e via. Là è un fatto continuato. Questa bambina taceva sui fatti continuati, ma ci rendiamo conto. Per questo le dicevo che il fatto è grave, perché non si tratta di episodi isolati, ma di episodi perpetrati in maniera continuativa. E ritorniamo al discorso del giro di pedofilia che esisterebbe lì al Parco Verde. Professor Grado, lei tra l'altro ha anche replicato cioè ha fatto il suo commento sulle dichiarazioni dell'avvocato Pisani, che peraltro abbiamo appena ascoltato. Allora io cerco di mettermi un attimo all'esterno di questo discorso che abbiamo accennato per un motivo molto semplice, che sempre più spesso iniziamo a parlare di tematiche complesse come quelle dell'abuso quando nel momento in cui accade il fatto estremo. Sono state dette tante cose nel corso di questo periodo, nel corso anche di queste ultime ore, motivo per il quale ho ritenuto opportuno sottolineare delle inesattezze che ho rilevato non nello specifico. Nella specifica intervista, ma perché a mio avviso se parliamo di infanzia e di adolescenza dobbiamo iniziare, per capirci qualcosa dobbiamo iniziare a usare dei termini adeguati, così come sarebbe anche interessante cominciare a riflettere sul fatto che mentre pensiamo sono in atto tutta una serie di usi, di abusi e di violenze ai danni dei minori, dove per abuso non si intende solo l'abuso fisico ma anche l'abuso psicologico, che è ancora maggiore rispetto a quello fisico. E dobbiamo anche ricordare che per abuso fisico non si intende solo l'atto sessuale, ma anche l'avvicinamento, l'ammiccamento, eccetera, eccetera. Queste sono cose che per quanto riguarda i nostri contesti sociali e culturali, riprendendo quello che diceva l'avvocato, sono purtroppo in voga. Allora, le responsabilità, se vogliamo partire da questa premessa, sono delle agenzie di socializzazione e nemmeno delle famiglie. Perché se parliamo di famiglie che vivono, nascono e crescono in contesti, in sottoculture, quelle che un tempo si definivano sottoculture devianti, è inevitabile trovare qualsiasi forma di adultizzazione. Io condivido pienamente quello che lei diceva prima. Una bimba si adultizza per un motivo molto semplice, perché rientra in quel consesso, fa parte della cultura d'appartenenza, quindi ci vorrebbe un modo di leggere che sia diverso rispetto all'altro. Non condivido tutto quello che accade dopo il fatto estremo, l'esperto che si trasforma da clinico in criminalista, che è una cosa che attiene all'ex balistica, attuale criminalistica, non condivido le parole di alcuni esperti che definiscono falsità quelle che in realtà sono dei recuperi della memoria che fanno parte di un periodo dedicato dell'infanzia e dell'adolescenza. Non condivido tante cose, ma semplicemente perché
quando si parla di tematiche complesse e articolate come quelle dell'abuso dell'infanzia, sarebbe opportuno conoscere dal profondo quello di cui parliamo, se no rischiamo sempre di incappare in errori madornali come questi e come tantissimi altri casi. Certo, d'accordo, avvocato? Io dico questo, che lì mi auguro che la Corte abbia capito, almeno per l'istruttore, ma non solo, ma anche con io nella rinca le ho spiegate almeno i punti salienti. Però dico, ritornando al fatto della mamma, ecco, io ho detto un appunto va fatto alla mamma, perché la mamma, guardato il cognome, io ho detto andava che i figli andavano guardati, sembra un paradosso, però è così. Poi la mamma, secondo me, ha avuto 4 figli con 4 persone diverse, e questo, cioè, è una cosa che a me mi ha sempre fatto pensare. Uno degli ultimi conviventi della mamma, Assit, sentito Assit dai carabinieri di Casoria, un certo di Lello Vincenzo, quindi ho le Sit, e ha detto, io un periodo siamo stati poi circa un anno, però purtroppo la bambina, fortuna, soffriva di problemi vaginali a 8 anni. No, 5 anni. 5 anni, chiedo scusa, 8 anni, 5 anni. Insomma, è lì la mamma che cosa ha fatto? La mamma su questo cosa fa? L'ha portata dal pediatra. Il pediatra poi cosa l'ha prescritto, una pomata? No, insomma. Allora, o non si vogliono dire o non si vogliono certe cose, allora si ha il coraggio di dirle certe cose. Questo è il problema. No, ma questo, chiedo scusa, questo è una cosa assolutamente vera ed è presente in tantissimi contesti del nostro mezzogiorno. Ma lì ancora, Il problema grosso, perché io voglio anche sposare la visione della vita di una madre, che a partire, come dicevo poc'anzi, è una sottocultura. Nel centro-sud la nascita dei vicoli, la nascita di queste case è propedeutica a quella che allo sviluppo di una famiglia, cioè molto spesso le famiglie vivono queste e i bambini vengono lasciati andare nei cortili, nei vicoli, incuranti dal, secondo il nostro punto di vista, di quello che può accadere dall'esterno. Ma il problema che io pongo è la funzione delle agenzie di socializzazione. Certo. Io mi riferisco in modo particolare alla scuola e alla chiesa, e dovrebbero essere quei punti di riferimento che un tempo funzionavano, arginavano, contenevano anche il disagio a vivere una tra virgolette normale evoluzione di un bambino. Assolutamente. Questo è il punto. Noi, se vogliamo iniziare a capire, non a risolvere qualche problema, dobbiamo innanzitutto partire dalla funzione che oggi assolvono le scuole e le chiese. Noi vogliamo ovviamente soltanto capire, perché il giudizio spetta ad altri e noi ci auguriamo sia illuminato, ma noi vogliamo solamente conoscerli i termini di questa vicenda, che sono poi gli stessi termini di tante altre vicende. L'ho interrotto, avvocato, stavo dicendo qualcosa. Lo stavo dicendo, a proposito, riprendevo quello che ha detto il dottore, la chiesa. Lì è presente una canonica, una parrocchia. Come no? Don Maurizio Patriciello, se non certo. Erro. Ma Don Maurizio pare che su questo tema della pedofilia non l'ho mai visto, né tantomeno sentito, trattarlo almeno, è interessato a tutte altre problematiche, quali i droghi tossici. Perché oggi purtroppo, sempre per la presenza, sempre per il contesto da cui partiamo, oggi fa più audience parlare di camorra anziché di violenza o di abuso. Certo, fa audience parlare della camorra. Vabbè, che ma la questa è una cosa... a liberare la diossina. Chiede scusa, è una cosa che penso che questi siano attualmente problemi forse ancora più importanti. Sicuramente. Qua si parla di bambini. Ha ragione, sicuramente. E essendo io l'ho detto in arrinca alla Corte, io sono papà, adesso sono maggiorenne, ma io mi sarei interessato a mia figlia, quindi non lo so. Cioè, questo è quello che mi pongo io. Soprattutto perché un bambino maltrattato, non parlo di abuso, maltrattato. O vessato, da un punto di vista anche economico e politico, nel corso del tempo ha dei costi per la società. Ecco.
perché un bambino vessato e maltrattato da adulto sarà un bambino che avrà qualche piccolo disturbo sicuramente. Certo. E quel disturbo ha un costo sulla società, sulla sanità e anche su quelle che eventualmente possono trasformarsi poi in disagi di altra natura. Tra l'altro, e ci agganciamo a un'altra storia che vogliamo ripercorrere oggi, la prossima volta, fino in fondo, perché anche quando si interroga è un verbo difficile, non lo voglio utilizzare, quando si parla con un bambino, quando un esperto parla con un bambino e non deve mai correre il rischio di interrogarlo, perché se lo interroga il bambino si spaventa, no? Allora, quando l'esperto parla con un bambino, deve naturalmente utilizzare tutti quegli strumenti di cui hanno parlato sia l'avvocato che i criminologi prima, deve tenere sempre presente il contesto, contestualizzare l'ambiente, conoscere fino in fondo chi è, qual è il vissuto del bambino col quale noi stiamo parlando, perché ritengo sia assai facile che questo bambino dica una cosa o ne dica un'altra che sia il suo opposto. Quindi è assai delicato e difficile il compito di chi desidera che il bambino sia credibile e ha interesse a che il bambino sia credibile. Ci sono bambini che per una serie di circostanze drammatiche e quindi che spiegano una certa situazione non lo sono stati credibili. Questo non essere credibili e non essere capaci ed esperti a sufficienza, non essere professionali quando si parla con un bambino può essere veramente devastante. Devastante è stato l'epilogo della storia di Raffaele Cino. Raffaele Cino oggi non c'è più, è deceduto quasi un anno fa. Qua c'è suo figlio che si chiama Guido Cino, c'è l'avvocato russo che ha seguito questa vicenda, che si è conclusa comunque in maniera infelice, perché Raffaele Cino è morto e i suoi ultimi anni sono stati devastati e devastanti, perché sono stati colpiti, lacerati, massacrati da un'accusa infamante. L'accusa più infamante per un uomo qual è? È proprio, e mi riallaccio a tutto il discorso, non usciamo fuori tema, è proprio quella dell'abuso sessuale nei confronti dei bambini. Raffaele Cino, poi avremo modo di ripercorrerla tutta la storia, però io la voglio battezzare adesso in televisione, perché se ho capito bene, avvocato, non se ne è mai parlato, vero, di questa storia, e mi sembra anche giusto parlarne, perché bisogna rendere giustizia a chi è stato infelice e non bisogna sbagliare quando si giudica. Raffaele Cino si unisce in seconde nozze con una signora che ha già una bambina. Guido è figlio di primo letto, si dice così, è il primo figlio, sì, mi pare, sì, vero? Sì. E quindi Guido c'era già sua sorella, c'era già suo fratello. Quando entra nella casa di Raffaele Cino questa signora, ha una ragazzina di sei anni. Ma questa ragazzina di sei anni fino a quel momento non aveva avuto una vita, diciamo, tra virgolette, normale, una vita familiare normale. Era una bambina segnata, ahimè, perché era una bambina che era vissuta in un istituto. Già vivere in un istituto quando si è così piccoli, io provo ad immaginare che cosa succeda nell'anima, nel cuore, nella testa di un bambino quando sa di non essere solo ad occupare il cuore della mamma, e mi fermo solamente alla mamma. Quindi è già un bambino che viene da un momento faticoso, da una vita laboriosa, e viene soprattutto dalle sue fantasie, perché le fantasie nascono e si alimentano, e le alimentiamo noi quando cominciamo a parlare con noi stessi e a convincerci di qualcosa. Avvocato, cosa succede? Intanto la ringrazio per l'invito e per aver dato la possibilità, non tanto al sottoscritto, ma al Guido.
Sorcino, Guido, di poter dire qualcosa, certo. Quand'anche a distanza di tempo. Lei diceva bene poc'anzi, il Cino conobbe la signora Elettra con la quale ha convissuto. All'epoca dei fatti loro convivevano More Uxorio, successivamente poi si sono sposati. E la vicenda nasce, per così dire, proprio in concomitanza a questa loro situazione, perché la presunta vittima, possiamo dirlo e gridarlo con forza oggi come oggi, insomma, presunta, ma per noi era chiaro fin da allora, minacciava più volte il patrigno, per usare una espressione che francamente non mi piace più di tanto, ma minacciava il Cino in questo senso. Dice: se tu non sposi mamma, quindi la sua mamma naturale, la signora Elettra, dice, io ti farò vedere il sole a quadretti. Questa è un'espressione quanto mai significativa, insomma, solo sole a quadretti, insomma, vuol dire te lo faccio vedere attraverso le sbarre, insomma. Ecco, questo è il punto. Nella realtà poi, prima ancora di dire questo e prima dei fatti, lei viveva un'adorazione per questo papà, per il Cino, addirittura scriveva poesie per lui, pensierini su dei fogli che poi sono stati ovviamente ripercorsi, documenti che sono stati ripercorsi, purtroppo non dall'autorità giudiziaria, questo diciamolo senza mezzi termini, perché altrimenti insomma non sarebbe successo poi quello che è successo e quello che sta ancora oggi succedendo, insomma, vabbè, ma non voglio andare oltre perché sarebbe complesso adesso ed è estremamente difficile riuscire a concentrare un po' tutta la vicenda, perché presenta aspetti che sono assolutamente incredibili, unici forse nel loro genere. Comunque, dicevamo, lei contestualmente vive una sorta di adorazione per questo papà, gli scrive queste poesie, questi pensieri, esprime dà queste valutazioni così belle sul papà, addirittura disegna delle pergamene, no? con le quali conferisce titoli a questo papà, il titolo di più bravo, il più buono papà del mondo, insomma. Ecco, che cosa fa? A un certo punto si reca dall'assistente sociale e comincia a raccontare delle storie. All'epoca ovviamente nessuno avrebbe potuto mai soltanto immaginare una cosa di questo genere. Perché? Perché lei aveva l'abitudine di divorare letteralmente dei volumetti che ricordo ancora, questa espressione che l'allora GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definì cascami di letteratura erotica. Questa è l'espressione testuale usata dal GIP. Lei che cosa faceva? Leggeva questi volumetti e poi trasponeva nella realtà fatti, circostanze, personaggi. Faceva proprio. Esatto. Che erano per lei, proprio rappresentavano un vero e proprio spunto. Di qui poi nasce a inizio questa tristissima vicenda. Perché? Perché poi comincia si innesca un meccanismo, non sto qui a dire. Noi andiamo per gradi perché non la esauriamo qua, perché se noi esaurissimo qua questo racconto che è complesso,
perderemmo di vista l'obiettivo, che è quello della conoscenza e dell'invito alla prudenza, no? E questo ritorniamo anche. Quindi io mi limito alla prima parte, mi limito alla parte centrale di questo racconto, che un giorno questa ragazzina parla con l'assistente sociale, sì. E l'assistente sociale, adesso non me ne vogliano gli assistenti sociali, non me ne vogliano, però l'assistente sociale presumo che debba essere una persona che ha contezza di quello che è il proprio ruolo di assistente sociale. Voglio dire, fare l'assistente sociale potrà anche essere sulla carta la cosa più semplice del mondo, ma io penso che sia la cosa intimamente più difficile del mondo. Hai a che fare con un adolescente, hai a che fare con un adolescente che ha un vissuto particolare. Dopo l'incontro con l'assistente sociale c'è una denuncia, vengo al punto, una denuncia a San Prisco, alla stazione dei Carabinieri, mi pare. Sì, San Prisco. Lei comincia a dire tutta una serie, sì, di cose, a raccontare cose veramente tutta una serie, è una serie di storie, in buona sostanza, ecco, in estrema sintesi, sì. Proprio lei dice che il papà, Patrigno, il Cino, insomma, il povero Cino, la mattina si intrattiene con lei anziché andare in ufficio. Il povero Cino era un dipendente del Banco di Napoli. Sì, ma dice che si intrattiene che con lei in continuazione. Sì, non ha, no, ma la cosa curiosissima, tra virgolette, è questa. Una persona che non ha mai usufruito di un giorno di ferie, addirittura è stata acquisita documentazione e dagli atti del processo con la quale la direzione del Banco di Napoli gli impone di usufruire delle ferie, perché a un certo punto dice: guarda, non ce la facciamo più, tu devi stare un po' a casa perché non puoi stare tutti i giorni dalla mattina alla sera. Però lei lo accusa in continuazione, perché ho letto mattina, mezzogiorno, sì. Attenzione, dottoressa, non le sarà, lei è una persona troppo attenta, non le sarà sfuggito questo aspetto. Lei in una prima fase, e questo è di fondamentale importanza anche poi per comprendere l'intera dinamica della vicenda, lei accusa soltanto lui. Sì, sì, in un primo momento accusa solo lui. No, si guarda bene dall'accusare, sì, anche la mamma. Lei difende naturale. La mamma. Lei la tira in ballo soltanto in un secondo tempo, certo. Non voglio fare anticipazioni, in un secondo tempo, quando si accorge che nessuno le crede, tranne l'allora ufficio di procura di Santa Maria Capua Vetere. Sì, ma c'è dell'altro. Gli assistenti però sociali e gli psicologi delle case famiglia. Allora io dico, io siccome mi sono sciroppata tutto il fascicolo e non ho ancora finito, io ho notato una cosa, che c'è nelle parole di questa bambina, nel racconto di questa bambina, il classico crescendo rossiniano. Man mano che la bambina parla, i particolari aumentano. E la cosa strana che viene rilevata poi alla fine, neanche io voglio fare anticipazione perché avremo anche la prossima puntata che dedicheremo a questo, quello che poi si evince è tutto questo racconto così manipolato e manipolante viene fatto dalla bambina con la stessa espressione, cioè l'espressione è inamovibile. Allora se io ricordo un fatto terribile, non dico un battito di ciglia, una qualsiasi cosa, la bambina è tranquilla. E allora io mi chiedo nel day after, sempre il fatto del giorno dopo, scusatemi, ma le indagini in Italia come si fanno? Come si fanno? Lei, che naturalmente è invitato anche per la prossima volta, Guido, io voglio sapere una cosa, perché questo voglio che si senta. Quando è successo che questa ragazza ha fatto questa denuncia orrenda parlando in questo modo del suo papà, lei quanti anni aveva? Io tenevo 27-28 anni. Come le è venuto a sapere lei? Ma l'ho venuto a sapere perché mio padre si confidava di me, mi disse: guarda, io so di avere un'accusa nei miei confronti a questa ragazza.
E lei cosa pensò? Io ho pensato, guarda, tu sei innocente, hai fatto bene a rimanere a casa, perché la prima volta venne un assistente sociale, cioè, che è venuto a fare, dice no, se lei se ne va io chiudiamo la situazione così, se lei non va, non va via di casa io la denuncio. Cioè arriva un assistente sociale in maniera come stiamo parlando amichevolmente, cioè io penso che se un assistente sociale... L'assistente sociale che sapeva tutto quello che gli aveva raccontato. Dice guardi, se lei si allontana possiamo... ma guardi, non è, penso che non sia un buon assistente sociale, se c'ha delle carte certe ti va a denunciare. Comunque mio padre dice no, guardi, io non mi allontano perché non ho fatto nulla. Se non che la cosa va avanti, mio padre sa di avere una denuncia e si rivolge... Ma suo padre sapeva tutto. Sapeva che poi era andata dai carabinieri, questa ragazza, allora si rivolge al giudice che teneva la pratica e dice posso essere ascoltato in mia difesa prima che mi mandi a chiamare? Niente, mandate raccomandate, lettere protocollate, niente. Nessuno certo, lo ascolta? No, nessuno. A un certo punto vengono due persone all'una, cioè lei in stato di arresto. Posso non era mai stato ascoltato? Mai. Viene praticamente preso, portato dai carabinieri che poi si erano sbagliati, dice dalla polizia, lo mandano a chiamare, comunque ci fu un arresto anomalo perché mio padre deve essere arrestato praticamente dai poliziotti, poi vengono portati invece dai carabinieri, insomma va bene questo qua. Comunque mio padre in carcere, giustamente per la prima parte del carcere. Suo padre va in carcere senza sapere perché? Cioè in carcere, giustamente sapeva questa accusa, questa ragazza praticamente fortunatamente nelle sue cose aveva detto molte, diciamo, sciocchezze, tra cui io dico che se la pratica veniva analizzata subito, mio padre avrebbe neanche fatto un giorno di carcere, perché le spiego. La ragazza venne portata da un ginecologo, prima ancora che succedano i fatti. Il ginecologo attestò che la ragazza non aveva avuto mai nessun tipo di... Era intatta. Era intatta. Quindi, però poi si perde la carta, no? Si perde la carta, ma il ginecologo comunque... può essere rintracciato, c'è un nome, cognome, un indirizzo, si ricorda di una ragazza che va. Quindi questo fatto assolutamente, dei fatti proprio eclatanti che potevano essere messi subito in rilievo, non vengono presi in considerazione, tanto comunque abbiamo preso... Noi voglio dire sì. Che se si perde la carta si rifà la visita, si rifà la visita, quindi si rifà voglio la visita, dire, rifà la... non regge... Scusa Guido, c'è una completezza, soltanto per completezza di informazione. La persona che conduce la ragazza dal ginecologo è la mamma. No, perché questo è importantissimo. È la mamma. E allora, è la sua, è la mamma, la mamma naturale. Tutto questo è in atti, viene acquisito dall'autorità giudiziaria, tant'è vero che il giudice per le indagini preliminari, che lo fa in un primo tempo arrestare, perché firma l'ordinanza di custodia cautelare, per la verità dopo un certo tempo, non nell'immediatezza, e già questo lascia pensare, perché il GIP evidentemente, forse, ritengo, insomma, si sarà posto qualche problema prima di firmare quell'ordinanza, ma quello stesso GIP, quando ha contezza del fatto che la ragazza accusa anche la mamma, mentre in un primo tempo aveva detto che tutto ciò avveniva a sua insaputa, bene, allora il GIP non può che rilevare una cosa che è elementare, e cioè una frattura logica grossa quanto una montagna, perché dice, è vero, se è vero come è vero, che questa ragazza viene portata dal ginecologo, dalla mamma, la quale, stante le accuse sopravvenute della ragazza, sarebbe stata complice del cino, per quale strana ragione l'avrebbe portata a visita dal ginecologo per accusare se stessa? Questa è la domanda che legittimamente si pone il GIP, è una questione, credo, insomma, di logica. A quel punto il GIP dice, io oggi come oggi, io sono il giudice che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare, io oggi come oggi non solo ritengo inattendibili le accuse rivolte alla mamma, ma io a questo punto devo ritenere che siano inattendibili le accuse rivolte anche al papà. Se mi è concesso una domanda, una curiosità, alla fine questa ragazza che diagnosi ha avuto? Cioè, questa ragazza che problema ha alla fine del la diagnosi, soggetto psicologico? Allora, ho fatto questa domanda con un'unzione di caso, perché si capisce bene dall'inizio
del racconto che la ragazza avesse degli scompensi. Allora il punto, e lo dico perché per tornare al discorso di prima, il punto sta nel raccogliere, nel fare la cosiddetta analisi della domanda o l'analisi dei bisogni, che se una ragazza, atteso che dall'assistente sociale è tenuta a svolgere solo ed esclusivamente analisi di tipo socio-ambientale e non di tipo clinico-psicologico, perciò parliamo di competenze, perché di competenze, sì. Quando si raccoglie una denuncia si può assolutamente, si deve anzi fare una denuncia, si deve denunciare l'accaduto e quello che vi è stato riportato, però nel campo del sociale è buona prassi chiedere l'intervento, soprattutto quando si parla di minorità, di uno psicologo o meglio ancora di un neuropsichiatra che possa raccogliere il racconto che è costellato di non inesattezze, perché non sono inesatti, cioè la ragazza quando queste categorie di persone, quando vivono determinati momenti, li portano, li esternalizzano, ma non inventandoli, veramente li vivono. È la patologia che dà forma a questi pensieri, quelle che si chiamano idee di riferimento. Così come è vero, non che si acquisisce dalla lettura, ma che io cerco nella lettura ciò che ho dentro. Non a caso si definisce psicosi. Appunto. Però, questo è semplice, perché però sarebbe stato ancora più semplice, probabilmente il decorso sarebbe stato diverso, se invece di riportare pari pari le dichiarazioni di questa bimba si fosse fatto riferimento a un neuropsichiatra che sapeva raccogliere le informazioni. La fase principe è questa. Le letterine d'amore o le cose che venivano scritte al padre, in sostanza, sono una forma di sublimazione di una figura. Beh, certo. Alla quale fa seguito una distruzione. Anche perché. Che si sta nella letteratura. Anche perché il Raffaele Cino, che era stato messo su un altare dalla bambina, aveva un grave torto. Aveva un gravissimo difetto, quello di essere già padre, secondo me. La cosa e di conseguenza la loro presenza e anche la presenza del bambino che nascerà dopo, diventano un macigno, un peso insostenibile che condiziona tutto quello che era già intricato e aggrovigliato nella mente di questa bambina. Allora io dico soltanto una cosa, perché concludo e continuiamo la prossima volta. Perché l'attenzione nel fare il proprio mestiere, mi limito a questo, è fondamentale. È stata devastata una famiglia devastata. Li abbiamo già visto pochi giorni fa in uno speciale che abbiamo fatto nel caso Iovinella, una famiglia devastata, ma non una famiglia soltanto, ma sono i figli dei figli, tutti quelli che ricorderanno il nonno, per esempio in questo caso, la figura del nonno automaticamente legata a un dramma, a una tragedia, e questo secondo voi non condiziona anche il bambino? Allora noi oggi abbiamo affrontato due casi particolarissimi, questo perché deve essere storico, nel senso che è una memoria che va proprio spulciata, va fatta entrare nella testa della gente, e qua che potrebbe sfociare in un errore giudiziario, perché non ci sono, io le ripeto, io non sono un avvocato, ma non ci sono assolutamente elementi validi, certi, perché si possa dire che questo Raimondo Caputo ha ammazzato la bambina. Io, se posso, mi posso permettere, avvocato? Prego. Ma Raimondo Caputo, così la fisionomica non è un'opinione, il lombroso non si applica soltanto ai delinquenti, mi ride perché qua sanno io come la penso. Il lombroso si deve applicare a tutto. Guardate, il giudizio che si può dare su uno come Titò, che si mette paura pure in l'ombrasoia, mi dà l'impressione che sia un mezzo scemo, mi perdoni avvocato, certo, perché con tutto il rispetto per il suo assistito, ma io non crederei che Raimondo Caputo ha sollevato la bambina per buttarla, ma neanche se lo vedessi, così a occhio e croce.
così a occhio, è tutto purché l'assassino purtroppo della però, porta la logica, accanto. La logica della giurisprudenza non segue sì, questa. Certo, no, io questa, parlo a lume e questo di è un fatto. Naso, però come è anche vero che però non si può basare un processo o un'accusa sulle dichiarazioni di una bimba che tra l'altro, come dicevo poc'anzi, è stata sicuramente, visto e considerato le volte che è stata tirata in causa, è stata suggestionata nel rendere evidente. Ma Dora è una bambina disturbata. Dora è una bambina disturbata. E quindi non potrebbe nemmeno essere tanto attendibile. E perciò dico una bambina disturbata. Gianfrancesco. Ci tenevo a dire che, anche per avvalorare quanto diceva poc'anzi il professore, che quando ho lavorato in comunità e c'erano i colloqui tra i minori a rischio e i genitori, c'era sempre uno psicologo, cioè lo psicologo di turno presente, proprio per tutelare il minore e per appurare che tutto procedesse nella giusta maniera. Quando si ha a che fare con i minori, soprattutto quando sono vittime, bisogna avere una sensibilità e una preparazione maggiore, perché si rischia poi di fare degli errori. E poi non esistono nell'ambito di un processo solo avvocati e giudici, ma anche consulenti tecnici di parte d'ufficio che possono essere determinanti. Ma io vorrei dire qualcosa in più. Adesso forse prego. Siamo alle conclusioni, con questo che dico forse si può riaprire, ma ne possiamo, io ve l'accenno così le dico. Ma quando è precipitata la bambina? Allora, sull'asfalto, lì i RIS, quindi il castello di cisterna, quindi con la vernice rossa ha fatto lì, quindi ha circostanziato quindi il corpo. Ma dopo, quello che a me, dopo è stato ritrovato un orsacchiotto di peluche, un pupazzetto che la piccola Fortuna giocava, sì, è stato ritrovato lì, proprio sul luogo dove è caduto. Allora io mi domando e dico, questa è stata la mia riga, guardate, ho detto, io vi do i dati certi, ho detto, incontrovertibili. Ma Caputore, Tito, che ne sapeva di questo peluche che aveva questa bambina? E non solo, ma il fiorellino, perché mancava una scarpetta, la cosiddetta, il fiorellino della scarpetta fatto ritrovare lo stesso posto dove era il corpo. Chi è che sapeva queste cose? E allora, tecnicamente queste si chiamano firme. Ecco, firme. Io ci stavo arrivando. Ma e allora dico, il mostro, l'assassino, è ancora vivo. Ma io, se... Prego, collega. Collega, io trovo delle analogie inquietanti. Voi ricorderete, se ne sta parlando anche in questi giorni, del caso dell'amministratore delegato del Monte Paschi di Siena, il povero Davide Rossi che precipita. Io trovo delle analogie che sono sconcertanti, ma sul caso proprio della povera Fortuna, bambina, povera Fortuna. Non sarà sfuggito anche al collega Bonavita, certamente, al di là delle considerazioni del professor Saggese, se non ecco, Saggese e Balzano, il quale ha detto tanti anni di esperienza, non mai capito, potete vedere delle cose così devastanti. Ecco, ma le confesso, avvocato Bonavita, la mia attenzione è stata richiamata anche proprio a livello visivo da alcune immagini. Lei diceva prima c'è sta bambina aveva problemi di natura ginecologica, ecco. Ma oltre questo, cioè io ho visto delle immagini pubblicate di questa bambina, delle fotografie con un atteggiamento e io direi proprio con delle pose, con una sorta di trucco. Francamente, avvocato, mi hanno lasciato... L'adultizzazione di cui parlavamo. L'adultizzazione di cui parlavamo prima. Quella è l'adultizzazione. Con lo scopo, con l'obiettivo. Con lo scopo. Perché credo che, insomma, io credo che non siano sfuggiti, forse a pochissimi sarà sfuggita una cosa simile, perché è difficile vedere una bambina che insomma viene ritratta e si pone in quel modo, povera bambina. Veniva posta così. Guarda collega, io brevemente rispondo, io prima delle richieste conclusive ho detto questo alla Corte.
Io mi auguro, ho detto solo una cosa, che quando voi sarete nel segreto della Camera di Consiglio, nell'emanando dispositivo, sappiate essere innocente, cioè, com'è innocente questo povero fisso, ho detto proprio così, che non c'entra nulla ed è un capo espiatorio. Il mostro è ancora lì. Il mostro è ancora vivo. Noi, è vivo e lì, ho detto. È lì. Avvocato, noi naturalmente l'aspettiamo perché quando ci saranno le conclusioni lei deve essere qua con noi a parlarne e naturalmente noi dobbiamo continuare la storia del suo papà. Che è molto lunga. Che è molto lunga e io sono molto contenta che lei abbia acconsentito a venire qua con l'avvocato Russo. A te Lello, velocemente perché altrimenti guarda mi strappano il microfono perché siamo già fuori tempo massimo. Si fanno degli errori, non bisogna essere. I colleghi miei sanno benissimo che per i nostri futuri colleghi devono avere la specializzazione certa. Cioè uno fa il penalista e deve fare solo il penalista, il civilista fa. Perché? Perché si è arrivato a questo punto, cioè non si può fare tutto. Allora questo problema dell'assistente sociale, questo problema dello psicologo, criminologi, perché stanno tutte queste specializzazioni? Perché ognuno di loro deve dare il suo parere, ma suffragato da qualche cosa di studiato, di scientifico. Collegando un po' i due fatti, è normale che quella bambina, come diceva il collega, avesse il rossetto, perché era in un substrato sociale. Francesco, tanto noi siamo in televisione, non sto a fare l'avvocato, non sto difendendo nessuno, quindi lo posso dire. Qua questo processo, caro collega, non avrà un buon risultato perché il titolo non è del luogo, è così. È di Afragola. Di Afragola, oh. Il colpevole perfetto. Allora si tende di fuorviare, anche perché in questo caso era incaricato un magistrato, il quale è morto. Come è morto? Con un incidente. Si dice, c'è stato un incidente. Vabbè. Però i malpensanti dicono, no. Quello non è del luogo, c'è stato l'incidente, sta bambina così, ma fa Don Patriciello, che non parla di questi fenomeni, la pedofilia e tante cose, perché è troppo impegnato per la terra dei fuochi, ma sarà pure così, però da prete potrebbe curare pure questi aspetti deleteri e degeneranti per quello che è la società. Comunque alla fine al Parco Verde è in uso, è in valzo, l'uso di droga. Allora, tutta questa commistione, tutto questo fatto potrebbe far capire che siccome oggi con la nuova procedura, con le cross examination, con le prove che si devono individuare e provare nella fase del processo e non come prima che erano nell'incarto processuale proveniente da indagini, allora questo dice, senti, facciamo così, portiamo avanti questa tesi e incriminiamo questo titolo. Questo è per questo caso qua. Per invece l'altro caso, è normale che, come diceva il professore Grado, una bambina che viene ad acculturarsi tramite una lettura particolare, proveniente da un ambiente insalubre per quello che è il tessuto normale sociale di una famiglia, incominci a faneticare, a fantasticare. E alla fine si trovano le distruzioni di queste famiglie. Per cui, siccome... Francesco, siamo alla fine, devo... No, mi stanno minacciando. Allora minacciami pure tu, mi sto zitto. Salutiamo i telespettatori, alla prossima. Sì, no, vogliamo fare in bocca al lupo all'avvocato Barbieri che non era qui con noi, infatti. Perché ha un piccolo problema al ginocchio, noi gli auguriamo... Non si dice crepi il lupo, si dice viva il lupo. Perché il lupo, glielo posso dire. Perché si dice così, perché la lupa... Per difendere i propri lupacchiotti, li prende e li pone in salvo. E allora viva il lupo. E noi ci vediamo la prossima volta anche con l'avvocato Barbieri e il caso di Cinzia Marino. Grazie e buon proseguimento di serata.